Cosa stiamo vedendo oggi? Stiamo facendo Capire. proprio in situ la verifica di tutti quei 21 genotipi unici che sono stati trovati in quell'attività di ricerca iniziata nel 2008 per verificare anche sulla vite le caratteristiche dell'acino, per capire anche dall'acino, non soltanto poi dalla microvinificazione, le qualità dell'uva stessa. Stanno uscendo delle cose, a dir loro, interessanti, su cui vale la pena di lavorare in futuro, perché in realtà adesso, dopo questa sperimentazione che abbiamo fatto come parco, devono da un lato gli esperti enologi, viticoltori, quelli che producono vino, ci dobbiamo incontrare a breve con tutti quanti gli altri più importanti viticoltori del Cilento, che erano impegnati in questo periodo proprio nella vendemmia, e che hanno detto che poi a valle di questo incontro gli porteremo i risultati di quello che abbiamo fatto oggi. Quindi dovrebbero essere loro a capire se esiste un interesse anche dal punto di vista commerciale di livello elevato per poter poi produrre sulla scala molto più grande di quella che abbiamo fatto sperimentalmente qui a Tenuta Montisani, un vino che potrebbe essere quindi commercializzato come di origine di un genotipo unico, che non esiste in altre parti sicuramente d'Italia, sull'indagine che venne fatta a suo tempo. Quindi, se le qualità del vino che viene prodotto può essere interessante dal loro punto di vista, quindi probabilmente abbiamo coniugato quello che è la conservazione della biodiversità, la tipicità delle nostre zone, con un prodotto quindi che avrebbe quindi un valore molto importante ed elevato. Questo da un lato, e dall'altro lato perché è presente il comune di Mori, perché la maggior parte delle eccezioni che sono state individuate provengono proprio dal comune di Mori, che storicamente aveva in passato una grande tradizione di viticoltura, e lì vogliono realizzare, credo che non ci sia nessun problema se hanno la volontà di farlo, proprio creare una rete di viticoltori che possano riprendere la coltivazione di questi genotipi unici che sono stati presi dalle vigne del comune di Moio in alcune aree di Moio e di Pellere, e quindi impiantare delle piante che possono avere un valore sia da un punto di vista poi enologico, se eseguito opportunamente, ma soprattutto da un punto di vista della la coltivazione delle nostre antiche tradizioni di coltivazione dei vitigni, che a Moio era una cosa importante, che con il Museo della Civiltà Contadina potrebbe creare anche quell'altro valore, che è valore anche turistico e culturale, oltre che commerciale ed enologico, del lavoro che stiamo facendo.